L'Università ISFOA, insieme al Parlamento della Legalità Internazionale ed Associazione Internazionale Onlus e Ti Porto in Africa, non poteva scegliere una location migliore, Villa Dome a Napoli, per la cerimonia delle lauree ed il conferimento di alcuni premi prestigiosi a personalità che si sono distinte in più campi professionali e nel sociale. Momento suggestivo che va a suggellare il percorso accademico di questi neolaureati, che oggi riceveranno questo prestigioso riconoscimento, la loro laurea, proprio qui a Villa Domi, alle pendici del Vesuvio, con uno sguardo panoramico meravigliosamente emozionante del Golfo di Napoli e della nostra Napoli. Sono felice che questa cerimonia si sia svolta qui. Questa è una delle tante cerimonie di conferimento lauree che l'Università ISFOA realizza ormai in Italia da tanto tempo, e non solo in Italia, anche all'estero. Oggi abbiamo dei candidati che ci raggiungono un po' da tutte le parti d'Italia, abbiamo un rappresentante anche della Repubblica di Malta e consegneremo una laurea honoris causa anche al console generale dell'Ucraina a Napoli, nonché al console generale del Marocco qui a Napoli. Questo perché l'Università ISFOA è sempre di più impegnata nell'internazionalizzazione, associando ovviamente come nostra consuetudine il sociale e la cultura. Infatti, come nostra prassi, ogni cerimonia di conferimento lauree dedica un angolo alla beneficenza, quindi anche quest'oggi con l'associazione Onlus e Ti Porto in Africa, che ho l'onore di presiedere, dedicheremo un nostro contributo per ultimare i lavori di ristrutturazione di un centro medico per sala parto in Costa d'Avorio per i poveri e far sì che queste persone possano avere la loro dignità di essere umani. Professore Malamaci, un messaggio a tutti i laureati di oggi. Un augurio che questa giornata possa essere non l'arrivo ma l'inizio. L'inizio per l'inserimento nel campo imprenditoriale. È molto importante oggi una qualifica professionale seria che dia la possibilità di un inserimento nel mondo del lavoro che mai quanto oggi necessita di un percorso particolare, e a questi laureati quindi l'augurio di poter iniziare la loro avventura oggi dove finisce il percorso accademico, che possano invece saltare con gioia nel mondo del lavoro, nel mondo della realizzazione, mettere in atto i frutti del loro sacrificio, perché una laurea è un sacrificio che merita necessariamente una ricompensa. L'augurio che facciamo è questa capacità di crescere assieme per fare una società più grande, più forte e anche più motivata. E per questo chiediamo anche la presenza del buon Dio che ci benedica e ci sostenga, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Al tavolo del Senato accademico anche Monsignor Paolo Cartolari, prelato d'onore di Sua Santità. Sicuramente l'occasione dei futuri laureati è un incremento a dare veramente un grande rilievo alla cultura oggi. Si fa poco, effettivamente per tanti motivi non c'è questa grande attenzione alla cultura, o comunque sicuramente si è assopita in questi tempi. L'Università ISFOA dà questo stimolo, no? Valorizza la persona in modo particolare attraverso le proprie capacità e qualità, ma ancora di più mettendo in risalto anche nella professione, nel lavoro, il valore, no? della dignità umana, dando questa attenzione ancora di più alla capacità poi di fare cultura, anche perché la cultura poi nel concreto e anche nel quotidiano delle proprie attività lavorative giustamente mettere in risalto quello che si può trasmettere.
sua eccellenza Naji Abdelkader a portarsi al tavolo della presidenza. Diplomatico di carriera, ha prestato servizio in Asia, Europa, Africa, prima di essere nominato console generale del Regno del Marocco qui a Napoli. Subito dopo la cerimonia di laurea è stato consegnato il premio per il merito universale a Sua Eccellenza Naji Abdelkader, console generale Regno del Marocco a Napoli, al professore di informatica e di intelligenza artificiale all'Università Federico II di Napoli, Agnello Murano, e all'ufficiale dell'aeronautica militare del terzo reparto dello Stato Maggiore, Maurizio Tancredi. A consegnare i premi, insieme al prorettore vicario Vincenzo Malamaci, il professore Nicola Mannino, presidente del Parlamento Internazionale della Legalità e prorettore ISFOA. È un motivo di riflessione, ma anche di gioia e di profonda commozione essere qui oggi in questa convention, che ringrazio l'Università Telematica ISFOA, che gode di questo alto privilegio di essere accreditata in alti enti con il Ministero del Lavoro, Politiche Sociali, Economiche e Commissione Europea. Ringrazio il preside, il nostro rettore Stefano Masullo, ma con grande affetto saluto e abbraccio il prorettore vicario Vincenzo Malamaci, sempre puntuale e attento nel dare voce a tutto ciò che riguarda la cultura. Cultura è vita, cultura è speranza, cultura è abbattimento di ogni barriera di ignoranza e proporre qualcosa che sappia di legalità, di giustizia, di amore alla vita. Ed è bello inquadrare questo evento in questo trentennale dell'anniversario delle stragi del 92, quando l'Italia intera si costituì parte civile dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio. E io, che dopo quelle stragi, incoraggiato dal giudice Antonino Caponnetto, primo presidente onorario del Parlamento della Legalità, pensai a un movimento che, come diceva Paolo, un movimento che sostituisca al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. E allora quella libertà oggi si chiama vita, si chiama Parlamento della Legalità Internazionale, tant'è che noi ci accingiamo prossimamente, dopo l'incontro di oggi meravigliosamente riuscito, a vivere un evento singolare a San Giovanni Rotondo, quando daremo vita al convegno proprio del Parlamento della Legalità Internazionale, e vogliamo proporre solo un messaggio: cerchiamo testimoni credibili, ambasciatori di vita, gente che non abbia un prezzo, gente che non si possa né comprare né vendere, ma che abbia il coraggio di guardare negli occhi i ragazzi e dire, come stiamo dicendo noi in una recente pubblicazione che proprio oggi abbiamo consegnato all'editore Carlo Guidotti, svegliati e vola. Abbiamo bisogno di gente che abbia il coraggio di svegliarsi, di incidere nella storia e di volare più alto di ogni menzogna umana. Lui disse: avete presente il Pantocrator della cattedrale di Monreale? Per fare un volto ci vogliono migliaia di tasselli di mosaico, tutti diversi, ma messi al posto giusto fanno un volto. Allora questo premio internazionale per i meriti universali vuole mettere insieme tutti quelli che sono questi tasselli, questi valori, che fanno grande un uomo, ovvero, scusate l'errore voluto, non lo fanno grande, lo fanno un uomo. Perché un uomo, quando è tale, lo è perché è grande. La cerimonia qui a Villa Domi a Napoli testimonia ancora di più l'impegno dell'Università ISFOA. Infatti in questa seduta abbiamo delle bellissime personalità, personalità che provengono dal mondo della cultura, quindi non solo semplici laureati, ma uomini e donne che si sono contraddistinte nei territori del sud Italia. Abbiamo anche qualche presenza che proviene da Malta e avranno il piacere e l'onore anche con noi, professori, perché abbiamo l'onore di conferire le lauree, perché il professore, tra l'altro, il senato accademico deve essere orgoglioso di coloro che si laureano. È la chiave di tutti coloro che ogni giorno hanno un pensiero, sanno accarezzare coloro che soffrono e non hanno la parola di gridare la loro sofferenza. Parleremo di voi ai nostri bambini. La concorrenza alle chiavi di sapere. Nell'ambito della prima edizione del premio culturale internazionale Donna per la Vita, prestigioso riconoscimento è andato alla dottoressa Filomena Bianco ed Elga Guardì.
Riconoscimenti anche ad altre donne impegnate nel sociale, come Fakia Sciacchi, presidente dell'associazione Un Mondo a Colori, e Flora Sasso dell'associazione La Tua Voce o DV Onlus.